Monsignor Caiazzo, per noi Don Pino, siamo qui a Crotone, è bello vederti e in un'occasione particolare come quella di questa sera in cui ricordiamo il 90° anno dalla nascita di Monsignor Agostino. Sì, non potevo mancare e ringrazio coloro che mi hanno invitato e hanno pensato anche a me. E il mio pensiero è andato subito quando Monsignor Agostino festeggiò gli 80 anni e mi ricordo che l'abbiamo festeggiato anche in parrocchia a San Paolo, perché in quell'occasione l'avevamo invitato nel ricordare i 25 anni della consacrazione della Chiesa di San Paolo, e quindi fu un momento anche particolare di festa. Certo, passano gli anni, passa il tempo, ma il ricordo rimane sempre, al di là di quello che ricordo, soprattutto gli insegnamenti, perché ci sono parole di vita che vanno al di là di quello che uno potrebbe dire con le semplici espressioni. Ci sono delle cose che restano nel cuore, impresse, e penso che per la nostra diocesi di Crotone Santa Severina rimarrà sempre una pietra miliare per tutto quello che lui ha realizzato, anche perché è stato tanti anni. Poi è chiaro che, voglio dire, ci sono anche, come per ogni persona, quindi anche per un vescovo, ci sono momenti in cui uno può anche guardare le cose diversamente e potrebbe essere interpretato anche in un modo sbagliato. Però penso che noi dobbiamo davvero essere grati al Signore per aver avuto una figura di un tale spessore, sia spirituale sia culturale, ma soprattutto un pastore e un maestro. Ecco, un padre, un pastore, un uomo che ha fatto Crotone la sua città, l'ha amata, ha amato la nostra Madonna di Capocolonna, ma ha amato tutta la città di Crotone e i suoi concittadini, era sempre presente, era sempre pronto con una parola di conforto. Ma io ritengo che un pastore non può fare diversamente. Se un vescovo viene inviato in una chiesa, quella è la sua chiesa, quella è la sua sposa, e quindi si dona completamente, senza riserve, e non pensa a se stesso, né tantomeno può essere calcolatore. Per cui ama e ama con tutto se stesso, donando tutto quello che Dio gli ha dato. Penso che Monsignor Agostino questo l'abbia incarnato bene, questa città deve essere riconoscente per tutto quello che veramente ha fatto in tanti anni.